live su Facebook con Edin Dzeko, we're live on Facebook with Edin Dzeko. Edin, che impatto stasera, sei entrato e dopo solo 33 secondi hai pareggiato, ti sei procurato anche il rigore. No, ma mister ci dice sempre che purtroppo non possiamo giocare tutti, e abbiamo una squadra forte con tanti giocatori forti e c'è... Una volta giochi dall'inizio, magari la prossima entri, però anche quando entri devi dare tutto. E noi oggi siamo entrati e abbiamo tutto veramente, perché c'era una partita importante. Edin, ti dico questa anche, sono ora 6 gol nelle prime 7 giornate, esattamente come Ronaldo il fenomeno al suo primo anno all'Inter. Quanto ti fa piacere questa statistica? Ci fa piacere sicuramente, però Inter mi ha preso... Per questo ci sapevano che cosa posso dare, e io so che posso dare ancora tanto, è il mio lavoro e cerco di dare sempre il massimo giocando dall'inizio, entrando come fatto oggi. Quando si entra anche durante la partita devi entrare sempre al massimo ad aiutare la squadra. Io a Edin volevo fare innanzitutto i complimenti e poi volevo chiedergli che cosa gli ha detto Simone Inzaghi prima di entrare in campo. Penso niente, non ci ha detto niente proprio, però come ho detto prima, mister ci dice sempre che ragazzi che sono in panchina sono uguali a importanti come quelli che giocano dall'inizio. Oggi sono stato in panchina, però quando entravamo dicevo a Arturo, a Vidal, dobbiamo entrare a spaccare tutto, e abbiamo fatto così. Ultimissima domanda ti faccio io, Edin. Adesso arriviamo alla sosta, quindi tempo per rifiattare un po', anche fare i primi bilanci di questo inizio di campionato. Sì, penso che c'erano tante partite questo mese, sicuramente penso che in campionato possiamo essere contenti, magari in Champions League potevamo fare qualcosa di più, anche perché abbiamo meritato di qualcosa in più, però questo è adesso dietro di noi, dobbiamo guardare avanti, adesso c'è nazionale, qualcuno si riposa, qualcuno giocherà ancora e poi ci penseremo alla Lazio. Eccoci, ciao, buonasera Eva, buonasera a tutti e buonasera Federico Di Marco. Ciao Fede. Ciao. Allora Federico, partiamo dalla partita di stasera, non semplice, ma si sapeva, è storicamente molto difficile qui al Maffei Stadium per l'Inter, per i nerazzurri. Ma sicuramente è stata una partita difficile, poi abbiamo preso un gol su rigore e ci sta, può capitare. Però l'importante è che nella ripresa siamo entrati in un modo diverso in campo e abbiamo reagito subito, e meno male che abbiamo portato a casa i 3 punti, perché sono 3 punti importantissimi. Poi quanta voglia c'era stasera di tornare alla vittoria dopo i pareggi tra Serie A e Champions League, Federico? Ma tanta vittoria, lo sapevamo che vincere questa partita prima della sosta era importante, e quindi bene così che abbiamo vinto. Questo è anche un ottimo modo per arrivare anche alla sosta. Ti chiedo, Federico, un primo bilancio di queste prime 7 giornate di campionato. Ah, penso che siamo sulla strada giusta, non abbiamo ancora perso una partita. Potevamo raccogliere più punti con Atalanta e con Sampdoria, però siamo sulla strada giusta, dobbiamo continuare a lavorare per prepararci al meglio per la partita con la Lazio. Grazie mille Federico. Grazie a voi. Complimenti ancora per la vittoria. Grazie a voi.